Luca D'Ambra, presidente Federalberghi, la festa dei russi, un mercato che oggettivamente è fondamentale conservare e questo è un momento importante organizzato insomma, in onore di questi ospiti più che graditi sull'isola di Ischia. Assolutamente, diciamo che da un po' di anni che si fa questa festa, pare anche con ottimo successo, i numeri sono in crescita, ma al di là diciamo, del mercato russo noi dobbiamo parlare di internazionalizzazione proprio del comparto, quindi è importante che ci siano comunque mercati nuovi che si aprono, che si rinforzano quelli internazionali in modo che non rimaniamo spesso e volentieri poi solo succubi di quello nazionale. Ecco, e mi pare di capire che si vuole tendere al famoso turismo di qualità, perché oggettivamente internazionalizzare significa anche questo, e i russi forse sono un po' l'emblema, ecco, della qualità di chi chiaramente viene qui e insomma, fa circolare un po' tutti dal commercio chiaramente alle strutture alberghiere. Sì, sono d'accordo con te, è importante che cominciamo a parlare meno di numeri ma più di qualità, quindi non è sempre detto che la stagione vada bene in base ai numeri che noi riusciamo a registrare. Quindi sì, sono d'accordo, importante creare quei numeri necessari per mantenere una sostenibilità anche dell'isola e quindi poi anche una qualità, perché è chiaro che con un turismo diciamo di livello, di una certa gamma, possiamo anche arricchirci noi isolani. Presidente, è un turismo che però oggettivamente in questa stagione turistica non riesce a decollare ancora, ormai i numeri in questo caso parlano chiaro, ecco, secondo te perché? Il riferimento appunto all'internazionalizzazione era riferito a quello. È chiaro che basandoci solo su un 70% del turismo nazionale noi siamo soggetti ad una prenotazione all'ultimo momento, quindi ad un pubblico magari anche meteoropatico che può decidere all'ultimo momento di venire o meno. Nel momento in cui noi implementiamo un turismo internazionale ha bisogno di una programmazione più diciamo a ritroso e quindi difficilmente poi lo perdiamo indipendentemente dal tempo. Poi è chiaro che ci sono delle destinazioni che si sono aperte, il Mediterraneo si è aperto, insomma è tutta una congiuntura internazionale, è sempre un insieme di fattori. Ritorniamo poi all'idea della brandizzazione che rimane anche appunto un punto di partenza.